Buongiorno ragazzi, eccomi tornata in un nuovo video. Oggi vado a togliere tutte le decorazioni di Natale che ho sparso per casa. In realtà avrei dovuto fare questo lavoro ancora la settimana scorsa, tant'è che su Instagram, se non mi seguite vi lascio il mio profilo qui, ho pubblicato una foto proprio la settimana scorsa dove vi dicevo che sarei andata a togliere tutte le decorazioni di Natale, però poi ho avuto un imprevisto, non sono riuscita a farlo, quindi eccomi qui oggi che è lunedì 13 gennaio. In realtà l'anno scorso, come vi dicevo nell'ultimo video dei regali di Natale, l'albero l'ho tolto a febbraio, quindi sono anche abbastanza in anticipo, ma quest'anno non so perché, dopo le feste mi è praticamente venuta voglia di andare a togliere tutte le decorazioni di Natale, perché sono già in mood primavera, non vedo l'ora che arrivi il sole, la bella stagione, anche perché ho in mente di fare questa primavera una cosa molto molto importante qui in casa. Ma non vi spoilerò nulla, vi voglio tenere sulle spine. È comunque un cambiamento abbastanza importante, quindi non vedo l'ora di farlo, insomma. Comunque, a parte questo, iniziamo a togliere le decorazioni di Natale. Sono qui in cucina, anche se in realtà in cucina non ho messo nulla di natalizio, soltanto qui appeso alla finestra ci sono due decorazioni, due addobbi natalizi, però parto dalla sala da pranzo che è qui davanti a me, dove ci sono alcune cosine, e parto proprio da qui perché è l'ambiente della casa un po' meno decorato per il Natale, quindi più veloce da sistemare. Come prima cosa vado a togliere queste decorazioni, una è questa qui e l'altra invece è questa, che direi non ci servono più. Quindi andiamo ad eliminarle, voilà. Qui ho preparato questa scatola dove all'interno ci sono già alcune decorazioni di Natale pronte per essere messe da parte, e tutti gli addobbi, tutte le cose natalizie le tengo contenute all'interno di scatole di questo tipo, anche molto più grandi ovviamente, però partiamo da qui. Quindi aggiungo queste due cosine che ho appena tolto, e trovo che andare a riporre tutti gli addobbi di Natale in scatole o comunque contenitori di questo tipo sia molto molto comodo e pratico, perché poi ogni anno riesco a trovare per bene tutte le cose, perché vado a mettere le decorazioni di Natale in una scatola separata rispetto ad altre decorazioni che metto un po' a caso sparse per casa, quindi poi l'anno dopo è sempre molto molto comodo e facile ritrovarle. Qui invece ci sono le mie pupette che ormai hanno legato tantissimo. È stata soltanto una cosa dei primi giorni, più che altro gioia i primi giorni, era un po' gelosa, non si voleva avvicinare a Mocha, ma adesso invece la situazione è decisamente migliorata, giocano tantissimo insieme, si fanno i dispetti, Gioia la cerca tantissimo, di questo sono molto contenta. Comunque qui ci sono le loro cosine per stare belle comode e divertirsi, e io direi di partire da questo angolino proprio all'ingresso della casa, vicino alla stufa. Ci sono un po' di cose di Natale che adesso spariranno. Come prima cosa sono andata a togliere tutte le cose che erano sul muretto, alla fine però ho deciso di lasciare i poster che c'erano prima, anche perché quando li ho presi li ho pensati proprio per l'ingresso, quindi sono andata a dargli una spolverata e li ho rimessi al suo posto. Poi ho aggiunto una piantina con un vassoietto in legno che riprende le cornici. In realtà il vassoio non c'entra niente con il vaso, anche perché in realtà era un vassoio per la cucina, però lo utilizzo in questo modo e devo dire che mi piace molto. Per quanto riguarda l'ultimo angolino non ero convinta, poi alla fine ho messo soltanto la candela, ho fatto un po' di prove ma poi ho lasciato semplicemente una candela. Sono andata a sistemare l'ingresso in questo modo, mettendo semplicemente una candela qui a lato, una piantina con un piattino in legno che riprende le cornici dei poster. Molto molto semplice, non ho voluto riempirla troppo, mi piace così, bella minimal con poche cose, anche perché in questo modo è sicuramente più veloce andare a ripulire il piano in cartongesso. Veniamo adesso alla sala da pranzo. Per il momento questi rami con le pigne li lascio, perché comunque sono invernali, non natalizi, quindi questi li lascio, però vado sicuramente a togliere
l'alberello, questo sui toni dell'azzurro di Maison du Monde, tolgo l'omino di pan di zenzero, tolgo ovviamente le lucine e poi vado a togliere anche quest'altra decorazione perché anche lei è decisamente natalizia. Anche in questo caso sono andata a togliere prima tutte le decorazioni, quindi ho sfilato pallina per pallina perché poi ogni anno mi piace rifarli da nuovo, quindi le ho tolte tutte, le ho messe in questo scatolone, ho tolto ovviamente anche l'albero, le lucine, insomma tutti i decori. E poi ho passato un panno morbido su tutto il mobile con il pronto. Solitamente per questo genere di mobili utilizzo o il pronto oppure l'isoform. E devo dire che anche questo mi piace molto, indicato per il legno, l'utilizzo su tutte le superfici. Poi sono andata finalmente a decorare, diciamo così, a completare il mobile aggiungendo dei complementi d'arredo. Ho fatto un po' di prove, come vedete, finché poi ho trovato la composizione che più mi piaceva. E anche il mobile della sala da pranzo è tornato alla normalità. Ho fatto un po' di prove, ma alla fine questa è la soluzione che più mi piace, che è molto simile a quella che avevo prima di addobbare per il Natale, quindi la solita orchidea di IKEA, che fino a poco fa era sull'isola, per tutto il periodo di Natale è rimasta sull'isola in cucina, però l'ho rimessa qua perché trovo che sia il suo posto perfetto. Il poster, magari andrò a cambiare la scritta, anche se così devo dire mi piace molto. Una candelina, poi di qua ho lasciato la lampada Alexa e poi sono andata ad aggiungere una mini piantina con il vaso in marmo che prima si trovava in cucina. Devo dire che questa soluzione alla fine è una delle mie preferite, tant'è che è praticamente molto molto simile a come era prima. E adesso per completare questo primo piano devo andare a togliere le ghirlande che abbiamo appeso sulla ringhiera. Quindi mi armo di forbici perché andrò a tagliare i laccini che abbiamo utilizzato per fissarla alla ringhiera e poi questo primo piano è fatto. Sono molto orgogliosa del risultato finale e avevo davvero voglia di togliere gli addobbi, non so perché, ma adesso sono proprio entrata in mood primavera, non vedo l'ora che arrivi la bella stagione, quindi via tutte le cose invernali. Siamo poi arrivati alle scale. Qua è stato un po' complicato, come potete vedere dalle mie espressioni, perché mio papà aveva fissato la ghirlanda davvero molto bene. Poi però sono riuscita ovviamente a togliere tutto quanto, sporcando un po' però, perché tutta la neve finta che era sulla ghirlanda, cioè tutta gran parte della neve è caduta e quindi ha sporcato tutto. È dovuto ovviamente passare l'aspirapolvere. Qui vedete c'è Gioia e Mocha che sono incuriosite da quello che sto facendo. Poi ho preso dei sacchi di plastica, diciamo, e ho messo le ghirlande all'interno. In questo modo si mantengono al meglio durante tutto il resto dell'anno. Ed ecco qua l'aspirapolvere per passare e pulire tutto quanto, tutto lo sporco che si è appena fatto. Questo è di Lidl, in tantissimi ancora mi scrivete. Ogni tanto tenete monitorate le offerte perché ogni tanto lo ripropongono, quindi se vi capita andate ad acquistarlo perché per il prezzo che ha, a me personalmente piace molto. È super comodo perché è molto leggero, pratico e poi è senza fili, quindi è davvero fantastico. Ho dato una veloce passata al pavimento e poi sono passata alle scale che mi sono resa conto dopo di averle fatte un po' inutilmente perché quando ho tolto la seconda ghirlanda ovviamente è caduta altra neve, quindi ho dovuto ripassare le scale una seconda volta. Vabbè, dettagli. L'ultima decorazione che ho tolto e che era sulla scala è questa renna in legno molto simpatica, l'avevo messa nell'angolino e ovviamente anche lei è sparita subito perché è decisamente natalizia.
primo piano ufficialmente completato. Ho finito di togliere anche le ghirlande sulla ringhiera, che è stato il lavoro quello un attimino più lungo alla fine, perché nel toglierle si è sporcato un sacco le scale, il pavimento, è caduta un sacco di neve finta e ho fatto più macello lì che non nel sistemare tutto il resto. Adesso passiamo al soppalco e se sentite questi versi è Mocha che sta giocando con gioia. Ed eccomi arrivata sul soppalco, però prima di fare l'albero di Natale, questo non so perché ma lo voglio lasciare per ultimo, direi di togliere come prima cosa le ghirlande, queste qui, visto che hanno sporcato tantissimo, direi di togliere prima quelle, poi di passare al mobile qui della TV e poi togliere le due o tre cosine che ci sono in questo angolino e poi come ultima cosa ovviamente l'albero di Natale. Qui ho già iniziato a mettere le decorazioni che erano giù, le ho portate su perché poi andranno messe. Ora c'è un casino perché ho acceso anche la luce in quanto qui è un po' buio. Comunque poi andrà messo tutto lì dentro e volevo farvi vedere le piccole come stanno giocando. Guardate che matte che siete! Mocha, Mocha si fa sentire tantissimo, si morsicano per gioco ovviamente, guardatele quanto sono belle, piano gioia però che è piccola, mi raccomando. E arriviamo al soppalco, anche qui ho tolto tutte le ghirlande che c'erano sul vetro, qui ci ho messo in realtà di meno perché erano fissate semplicemente con dello scotch e quindi è stato molto più veloce andare a rimuoverlo. Stranamente però devo dire che lo scotch ha tenuto, non sono mai cadute, non pensavo, eppure sono rimaste belle fisse per tutto il periodo, non si è mai staccato niente, quindi è un'ottima soluzione fissarlo con lo scotch. Poi sono andata a togliere le ultime ghirlande sul resto della ringhiera. Poi ovviamente inutile dirlo, ho passato anche qui l'aspirapolvere. Solitamente sul soppalco preferisco utilizzare lo Swiffer perché comunque il pavimento è in legno e preferisco non passare troppo l'aspirapolvere per non rovinarlo, però ogni tanto ovviamente utilizzo anche l'aspirapolvere per pulire più in profondità e stavolta c'era proprio bisogno perché di neve ne è scesa tanta. Poi sono passata alla ringhiera che essendo in vetro ha bisogno di una bella ripulita. Ho utilizzato il Vetril, è un prodotto con cui mi trovo molto bene per pulire i vetri, lo utilizzo praticamente su qualsiasi tipo di vetro e sugli specchi, anche il vetro della doccia, e lo passo semplicemente con un po' di carta asciutta. Se devo essere sincera, quando abbiamo deciso di fare la ringhiera in vetro ero un po' preoccupata sulla pulizia che avrei poi dovuto fare, invece stranamente, sarà che è molto in alto, sarà che comunque non ci mettiamo le mani, devo dire che si sporca davvero raramente, si appoggia soltanto un po' di polvere, però grandi ditate, ok, non ne trovo quasi mai. Poi passo alle scale che portano sul soppalco, queste sono in legno, sono delicatissime, infatti queste le pulisco sempre soltanto con lo Swiffer, perché si rovinano con niente, infatti non saliamo mai con le scarpe, perché sono iper super delicate, però mi piacciono molto fatte così, ero consapevole di questa cosa quando abbiamo scelto di fare i gradini in questo modo, però non ho potuto resistere.
Anche qui sono andata a togliere ovviamente tutte le cose natalizie, e ce n'erano parecchie, quindi ho tolto tutto e si intravede anche Gioia che nel frattempo stava giocando, e ho dato anche una pulita velocissima in realtà perché non era sporco al divanetto, e poi sono andata a cambiare anche le fodere dei cuscini, ho messo quelli azzurri che sono i miei preferiti, ormai lo sapete, ultimamente, cioè da quando li ho presi praticamente ho sempre solo loro perché mi stanno piacendo molto, e li ho presi da IKEA. Sono andata a mettere tutte le ghirlande all'interno di sacchi di plastica per non far spargere la neve ovunque, e poi le ho messe tutte all'interno di questo scatolone che avevo ricevuto con l'ordine degli sgabelli. Visto che era parecchio grande, l'ho tenuto e devo dire che è venuto molto comodo per sistemare tutte le ghirlande. Adesso vado ad aggiungere le ultime decorazioni che ho tolto in questo scatolone più piccolo che abbiamo utilizzato prima per le decorazioni sotto. Non sono tante, ma le avevo messe qui sopra la ringhiera in vetro, quindi visto che sono giusto due cosine le aggiungo qui. Questa prima scatola direi che è pronta, quindi la metto da parte, e non so se riuscite a vedere, ma guardate quanta neve che hanno perso. In realtà ho già dato una prima passata di aspirapolvere, ma qualcosa è rimasto ancora nel metterli via, quindi dopo per bene, una volta tolto l'albero, vado a ripulire tutto. Adesso veniamo a lui, l'ultima decorazione, anzi in realtà no, perché c'è ancora questa ghirlanda qui intorno al poster che vado subito a togliere. Intanto l'aggiungo qui, magari ci sta anche, sì, direi di sì. E l'altra decorazione natalizia che c'è sul mobile è questa. Questa renna bellissima, quindi la togliamo. Dopo andrò per bene a dare una ripulita a tutto il mobile e riordinarlo. Però adesso veniamo a lui, l'ultima decorazione che mi è rimasta. Fra 3, 2, 1 salutiamo l'alberello. Ci vediamo fra 11 mesi. Vi faccio vedere come ho organizzato le decorazioni dell'albero di Natale. Ci sono vari scatoloni, come vedete. Qui ad esempio ho messo il tappeto, questo l'ho preso da IKEA anni fa e in questi ultimi due anni l'ho utilizzato come tappeto da mettere proprio ai piedi dell'albero per nascondere la base che non mi piace. Poi qui in questo contenitore ho messo tutte le decorazioni in legno. Poi qui ho messo le palline della stessa fantasia, poi in quest'altro scatolone ho messo tutte le palline dorate, qui invece ho messo tutte le palline bianche, quella rosa e ovviamente le lucine. Poi come vi dicevo prima, qui ci sono tutte le ghirlande e qui sul tappeto c'è un casino, ci sono dei pupazzetti che erano sulle scale, tra l'altro ci sono anche alcuni giochi di Gioia e di Mocha, c'è l'alberello che adesso metto sotto, il pacco regalo, insomma tutte queste cose fra pochi secondi spariranno. E poi mi stavo dimenticando, in quest'altra scatolina ho messo queste altre decorazioni dorate con le clip, questi fiori, e poi ho messo anche qualche fiocchetto e fiocco di neve sul bianco, l'ho messa qui insieme alle altre cose. E poi manca questo, che è la punta dell'albero, che andrò semplicemente ad appoggiare qui. Se riesco anche quest'anno, ma penso di sì, adesso magari chiamo Ste così mi faccio dare una mano da lui, voglio mettere l'albero esattamente così come lo vedete adesso nel sottotetto. In realtà l'anno scorso siamo riusciti, non so come, non mi ricordo come abbiamo fatto, ma siamo riusciti a metterlo via, farlo passare dalla porta praticamente montato, ma semplicemente diviso in due parti, quindi la parte più alta e più stretta, se non ricordo male, quella c'è entrata bene. Abbiamo fatto un po' più di fatica con la base, che ovviamente
è più cicciotta. Però se riusciamo anche quest'anno vorrei metterlo via così, in questo modo l'anno prossimo me lo trovo praticamente già pronto e ci ottimizza un sacco i tempi. Poi non amo molto aprire tutti i rami, cioè mi piace addobbarlo con le palline e tutto quanto, ma stare ad aprirlo non mi fa impazzire, quindi se riesco lo metto via ancora così. Adesso mi rimbocco le maniche e metto via tutto. E poi ovviamente sono andata a riordinare il soppalco perché si era creato un gran casino, quindi ho fatto un riordine super veloce, magari fosse così veloce riordinare come vedete adesso, ma dettagli ovviamente mando tutto in velocità per non annoiarvi troppo. Ho passato poi l'aspirapolvere anche sul tappeto perché c'era parecchia neve anche lì, stranamente è finita anche lì e nulla, il soppalco finalmente è bello in ordine dopo un po' di ore di lavoro. Ho ufficialmente finito di fare tutto, non mi sembra vero, nel frattempo si è fatta ora di cena, sono tipo le 8 e dobbiamo ancora cenare. Sono super soddisfatta però perché in un giorno sono riuscita a fare tutto, ho tolto tutto oggi. Le uniche cose che avevo tolto la settimana scorsa erano le luci che avevamo in giardino. Per il resto qui in casa ho fatto tutto oggi e ce l'ho fatta, anche se ci ho messo praticamente una giornata intera. Però ovviamente se voglio registrare un video ci metto ancora di più perché devo riprendere tutto. E quindi non dico che raddoppio il tempo ma quasi. Però ci tenevo a togliere tutte le decorazioni insieme a voi e adesso vi faccio vedere com'è il soppalco, che mi sembra enorme e un sacco vuoto proprio perché togliendo tutto mi sembra ancora più grande. Vi faccio vedere ed ecco qua il soppalco completamente ripulito dagli addobbi di Natale. In realtà in videocamera forse non rende, ma sembra un sacco più grande l'ambiente. Qui c'era l'albero, c'erano tutte le ghirlande che sicuramente facevano un po' di volume, quindi forse andavano anche a rimpicciolire un pochettino l'ambiente. Comunque vi faccio vedere velocemente come ho organizzato. Allora, qui è rimasto l'angolino di relax, io lo chiamo così, dove ho messo un puff da un lato con il libro che sto leggendo in queste ultime settimane e poi questa cesta di Maison du Monde dove c'è una coperta al suo interno. Poi qui, al posto dell'albero di Natale, al momento c'è semplicemente l'orsetto con un'altra cesta, un tavolino di Maison du Monde che era in camera da letto e l'ho portato qui per nascondere un po' tutti i vari fili che ci sono. Il mobile non è cambiato, l'ho semplicemente ripulito e riordinato, però per il resto è rimasto tale e quale. Il divano è bello in ordine, ma anche qui ripeto non è cambiato niente, ho semplicemente dato una riordinata. E poi c'è il soppalco, quello più piccino là in alto, dove abbiamo ufficialmente lasciato i computer, ormai da quando li ho portati su circa un mesetto fa non l'ho più spostato, ora non si vede molto però qui c'è il computer, non l'ho più spostato, mi trovo comoda lì, mi piace perché è proprio il suo angolino e di conseguenza sono praticamente tantissime ore al giorno lì sopra. E anche per oggi ho decisamente dato, spero che il video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia, fatemi sapere qui sotto nei commenti quando avete tolto gli addobbi di Natale, se avete una data precisa oppure se andate a togliere gli addobbi quando vi capita, sono curiosa, quindi qui sotto nei commenti fatemi sapere, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video, mettete un bel pollice in su di supporto, un bacione, alla prossima! Ciao!